Bentornati a tutti su B-Maker Electronics. Io sono Marco e oggi vi spiegherò come funziona un transistor PNP NPN, due componenti fondamentali dell'elettronica. Vi guiderò attraverso la teoria e con una dimostrazione pratica tramite una resistenza che collegheremo sulla base dei due transistor, accenderemo un LED. Un transistor è un componente elettronico a tre terminali. Troviamo base, collettore ed emettitore. Abbiamo un tipo NPN che funziona quando la base è positiva rispetto all'emettitore e PNP quando la base è negativa rispetto all'emettitore. Sul simbolo possiamo notare che l'emettitore qua, la freccia, è uscente, qua entrante. Questi transistor hanno una caratteristica importante. La base controlla il flusso di corrente tra collettore ed emettitore. Una piccola corrente sulla base permette un passaggio di una corrente maggiore tra collettore ed emettitore. Vediamo le differenze. In un NPN dobbiamo applicare una tensione positiva alla base per accenderlo, quindi come un rubinetto, aprire un rubinetto per far passare la corrente da collettore ed emettitore. Invece PNP è l'inverso, dobbiamo applicare una tensione negativa alla base per accenderlo, per far passare una corrente dall'emettitore al collettore. Facciamo un esempio pratico. Allora, prendiamo per prima cosa un BC337, un NPN. Applichiamo una resistenza da 1K sulla base per attivare il transistor. Qua metteremo una tensione di 5 volt. L'emettitore andremo a collegare al negativo. Sul collettore metteremo una resistenza di limitazione per la corrente, mettiamo un 220 ohm e qua mettiamo un diodo LED. E qua collegheremo a 5 volt. Realizziamo questo schema e vediamo se applicando la tensione alla base il LED si accende. Realizziamo lo schema. Allora, il transistor, abbiamo detto, il terzo piedino è l'emettitore, quindi andrà al negativo. Ok. Il collettore, mettiamo una resistenza da 220 ohm. Prendiamo un diodo LED. Vi ricordo che il più lungo è l'anodo, il più corto è il catodo, quindi il più lungo andrà sul positivo e il catodo sulla resistenza, come da schema. Adesso non ci rimane che collegare la resistenza da 1K tra la base e il positivo. Colleghiamo l'alimentazione positivo e negativo, gli do 5 volt e il LED si accende. Infatti adesso se tolgo la resistenza dalla base, il LED si spegne e si accende. Riusciamo a comandare come un interruttore il LED. Disegniamo lo schema anche per il PNP. Allora, l'emettitore riceverà i 5 volt. Sul collettore uscirà. Metteremo il diodo LED con l'anodo, il catodo, la resistenza che va al GND. Qua metteremo una resistenza da 1K per attivare la base che va al GND. Quindi 5 volt andremo a collegare sull'emettitore e sul collettore collegheremo il LED. Sia prima o dopo la resistenza va bene lo stesso.
Ok, realizziamo anche questo schema. Ho messo il transistor BC327. Allora andiamo a collegare l'emettitore al positivo, quindi il terzo piedino, questo qui. Colleghiamo il diodo LED, quindi l'anodo, il più lungo, mettiamo sul collettore, mettiamo così, e il catodo lo mettiamo resistenza di limitazione fra catodo e il GND e inseriamo sulla base del transistor una resistenza di un K che va al GND. Proviamo ad andare all'alimentazione, troviamo che tutti e due i LED si accendono. Difatti, togliendo la resistenza al GND, il LED si spegne sul PNP e anche sul NPN, togliendo la resistenza sul positivo. Abbiamo visto sia la teoria che la pratica dei transistor NPN e PNP, che sono componenti fondamentali che permettono il controllo della corrente nei circuiti elettronici. Spero che questa spiegazione vi sia stato utile, è un video breve ma molto appunto utile. Se avete domande lasciate nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like e ci vediamo alla prossima.